Salve a tutti, bentornati nel mio canale. Come tutti i sabati, oggi abbiamo pubblicato su Tag Medicina un blog. Il blog di oggi parlava di quella che è la terapia con plasma arricchito di piastrine per il trattamento della disfunzione erettile su base vascolare. È un argomento ancora dibattuto. Oggigiorno l'utente cerca molto sui forum la veridicità di ciò che dice il medico, e mentre le onde d'urto a bassa intensità focali hanno ormai un loro ruolo predominante nel trattamento anche di prima linea della disfunzione erettile su base vascolare, i fattori di crescita non sono ancora, diciamo così, ben sponsorizzati o sostenuti dal mondo scientifico e anche dall'utenza. Il lavoro che riporto oggi su Tag Medicina sembra dare un conforto anche nell'utilizzo dei fattori di crescita. Un gruppo di 70 uomini sono stati trattati, il primo studio con placebo in doppio cieco controllato, sono stati trattati in parte con trattamento con gel piastrinico, in parte esclusivamente con placebo. Si è visto effettivamente poi nel confronto con la soddisfazione del paziente da un punto di vista della risposta erettile e un confronto anche da un punto di vista diagnostico con quello che oggigiorno abbiamo a disposizione, che è il classico ecocolon Doppler basale dinamico dei corpi cavernosi in attesa di esami un po' più precisi anche qualitativamente. Effettivamente il gruppo trattato con PRP, con gel piastrinico, ha trovato giovamento a livello della risposta erettile. Io lascio sempre anche uno spazio alla componente psicogena. Molti di noi, magari sotto trattamento integrativo, farmacologico, dopo trattamento fisico, anche psicologicamente si sente sostenuto e ha una risposta migliore. Quindi non escludiamo anche sempre una compartecipazione della nostra psiche, sia all'insorgenza del problema che alla sua soluzione. In ogni caso, questo lavoro molto interessante, pubblicato su PubMed nel mese di aprile del 2021, ci dà queste conferme e quindi permette di proporre alla persona affetta da disfunzione erettile su base vascolare che non risponde ai trattamenti di tipo farmacologico associati o meno alle onde d'urto, anche la possibilità di arricchire, di rivascolarizzare i corpi cavernosi con il gel piastrinico. Con questo vi saluto, auguro a tutti un buon fine settimana e ci vediamo nel prossimo video.